giovanili, perché parliamo di amori over. Parliamo di questi uomini e queste donne che non sono più dei ragazzini, ma che sono belli, appetibili e che piacciono molto sia gli uomini alle donne più giovani che le donne agli uomini più giovani. Quindi c'è un ritorno degli over. Guarda questi quanto sono belli. Tutti. Vediamo. Questi qua, tutti. Fascino, carisma, sex appeal. Gli over di oggi sono splendidi e sembrano dimostrare che vincere la scommessa contro il tempo è possibile. Nell'immaginario collettivo femminile, tra gli attori più sexy di Hollywood ci sono ancora Richard Gere, che a fine mese spegnerà ben 72 candeline, gli occhi azzurri e il sorriso dolce del sessantenne Hugh Grant, il mix di aggressività e umorismo di Bruce Willis, 66 anni, che di fatto ha rinunciato ai capelli già da tempo, senza intaccare il suo sex appeal. Anche le donne attraggono oggi come più di prima, facendo emergere una personalità consapevole che non ha più timori. In splendida forma Jennifer Lopez, 52 anni. La 63enne Sharon Stone, attrice emblema del concetto di bellezza senza età. Ma possiamo essere fieri anche dei nostri over. Sabrina Salerno continua a lasciare a bocca aperta tutti i suoi followers postando foto in bikini e sguardo sexy. Ha 53 anni. Ma vogliamo parlare del magnetismo della 56enne Monica Bellucci o di quello di Alba Parietti? L'attore Alessio Boni, anni 55, da poco ha annunciato che diventerà padre per la seconda volta. L'eterno ragazzo Gianni Morandi ora ha 76 anni. Insomma, gli over si prendono cura del proprio corpo con sport, dieta, yoga, in alcuni casi qualche ritocchino. Sono più saggi, arricchiti dalle esperienze della vita. Splendidi over. I giovani stiano in guardia. Le pantere grigie sono tornate. Beh, che gli vuoi dire? Ah, belli. Niente, assolutamente niente. Allora, a proposito di over, noi abbiamo deciso di chiamare in studio tutti under e invece un super over, e lo vediamo subito, Charlie Gnocchi. Ben trovato, Charlie. Super over, Charlie è proprio l'over per antonomasia, perché è un seduttore over, ovviamente. Quindi grazie, Charlie, per essere con noi. Grazie, Gwendalina Goria. Ben trovata. Marco Castoro, Marco, giornalista, ciao. Critico televisivo, grazie. Marco, dovrebbe essere collegata da Giulianova la nostra Valeria Montebello. Ben trovata, Valeria, anche lei giornalista che spesso ci aiuta, soprattutto nei fenomeni di costume legati, ciao. Ovviamente. Ciao a queste anche ciao. Storie estive che raccontiamo. Allora, Roberta, tutti over, tutti belli, tutti piacenti, tutti desiderabili. Non solo, tutti che dimostrano molti meno anni. Diciamo che nel passato una donna di 50 o di 60 era una nonna. Una nonna. Io mi ricordo, mia nonna alla mia età era proprio, insomma, non so che termini utilizzare, ma insomma, li portava diversamente. Mia nonna a 50 anni sembrava una mummia. Cioè io dico, bravo, l'hai detto tu, mia nonna, io non le volevo molto bene, ma era invecchiata precocemente. Ma come mai? Te ne approfitti invece... perché non ti sente. No. Ciao nonna. Ma come mai invece tutti quelli che abbiamo visto, e diciamocelo, anche noi, insomma, siamo giovanili? C'è una bellissima domanda, una bellissima domanda. E secondo me Marco Castoro può dare una buona risposta. Marco, sì, tu oggi sei l'esempio, diciamo, di seduttore over, infatti. Vabbè, tu non devi parlare. Ti aiuto io. Scusate, perché mangiamo meglio, come perché lui, facciamo con pantaloni sport. Bianchi, è bellissimo. No, io parto da un film che ho visto stanotte. Ero insonne pensando a Roberta Capo, alla sua bravura, a Gianluca Semprini, che comincia comunque a piacere a mia mamma, quindi Gianluca, ecco, sta salendo meno nelle male, condizioni. Meno male, meno male. Ho visto il sorpasso, quindi Gassman e Tirtignante su un'Aurelia, sia strada che automobile, che andavano verso l'avventura, quindi l'avventura on the road di un cinquantenne, bello come era Gassman, e un giovane, un ventenne che studiava. Quindi le due generazioni come erano viste negli anni 60. Quindi il cinquantenne voglioso, certo, di fare una bella figura, e il giovane come la Gwenda, che invece stava ad ascoltare, stava guardando questi vecchi leoni, che invece oggi sono leoni da tastiera. Sì, esatto. I vecchi leoni che giravano con la macchina, andavano nelle sale da ballo, conoscevano le trattorie, conoscevano le storie. Oggi invece si sono un po' ridotti, si sono un po' assopiti alla tastiera, al web,
cioè siamo schiavi anche noi della civiltà. E loro giovani, però tu hai aperto un altro capitolo, vorrei sapere perché sembriamo più giovani, perché mangiamo meglio, facciamo sport, perché ci curiamo di più. Per quale motivo? Dai, cioè, ovviamente ci sono stati tanti cambiamenti nella nostra vita, sono importanti, anche lo sport, le palestre. Tutti gli esempi che abbiamo visto prima delle attrici, e vorrei sapere che cosa hanno fatto per rimanere così, magari qualche piccolo ritocchino, qualche sforzino. Sì, però non è quello. È proprio il tenore di vita che è cambiato perché adesso, ringraziando il cielo, rispetto ai nostri nonni, quando raccontano, io mangiavo la carne una volta... noi la mangiamo sempre. Roberta, è la civiltà dell'immagine. È la civiltà dell'immagine, lo dico a Gwenda, che ha tantissimi follower, richiede una bellezza. Cioè, tutti noi siamo rappresentati una volta dalla nostra immagine in società, oggi la nostra immagine invece gira il mondo. Però non è solo una questione estetica, è anche una questione mentale. Mentale. E questo poi voglio chiederlo a Valeria, perché siamo più giovani anche di testa. Cioè i nonni, quelli che tu citavi, tua nonna, aveva una mentalità da anziana probabilmente a 50 anni, a 60 anni. Oggi invece siamo tutti un po' più sgarzoli anche a quell'età lì. Ad esempio, io ho una mamma che è super TikToker. Ma secondo me è anche tanto la voglia di fare, la voglia di vivere, e anche in una società in cui l'età è un po' liquida, come diceva Bauman, è una società liquida, e anche l'età è un concetto molto più relativo, per cui abbiamo magari dei giovani stanchi e delle donne a 60 anni che hanno una voglia di vivere pazzesca. E meno male. Ecco, Gwenda, come ti chiama Charlie? Un attimo, Charlie. Sono amico. Ma tu, adesso sinceramente, ti fidanzeresti con un over? Allora. Adesso non guardare Charlie, non guardare me. Ecco. Adesso sei partito malissimo, te lo dico. Sono andato, sapete, io sono cronista, vado sulla domanda diretta, diciamo. Allora, è un tasto delicato perché io sono una pentita, nel senso che sono sempre stata affascinata dagli uomini più grandi, forse alla ricerca di una protezione, anche affascinata dal fatto di poter imparare qualcosa da uomini che potevano insegnarmi qualche cosa, un modello un po' antico. Anche i miei nonni avevano una grande differenza di età, però devo dire ho cambiato rotta. Perché? Io lo so perché. Perché lei cercava il papà. Lei cercava il papà, siccome il papà è Amedeo, e quando trovavano della gente come Amedeo, lei diceva no. Fa pure lo psicologo. Valeria, voglio sentire il tuo parere. Il tuo parere e poi anche la domanda diretta, se tu insomma cerchi anche hai cercato degli over, ti è capitato magari? Sì. Allora, voi avete parlato di tutti i bellissimi del cinema, che ovviamente, ok, sono attraenti perché sono anche belli e piacenti. Invece è interessante capire come mai moltissime ragazze giovani adesso sono attratte da uomini più grandi, ma anche non belli, anche solo interessanti, perché vogliono uscire dal proprio tempo e ritrovarsi appunto a cena negli anni 60, negli anni 80, negli anni di piombo. Cioè, è interessante questo voler scappare dall'attualità. Durante la pandemia gli appuntamenti con uomini più grandi sono cresciuti del 92%, questi siti di incontri si sono sovraccaricati, no? Ma poi, tu dici che vogliono scappare dall'attualità e calarsi nel passato, oppure quello che si chiamava sugar daddy nel passato ha un altro tipo di fascino? Assolutamente un fascino, sicuramente. Allora, c'è un problema e un tema che dobbiamo lanciare, che adesso i coetanei, cioè i ventenni, sono poco appealing. Perché? Perché hanno lo smalto nero, hanno queste camicie aperte, tutti vestiti da sosia di Damiano dei Maneskin, non ti offrono una Coca-Cola nemmeno a morire, perché la parità dei sessi ti impedisce di fare qualcosa di cortese e di galante, e allora le ragazze giovani cercano persone che ti raccontano delle storie, che si vestono in modo normale, che ti fanno dei complimenti normali, che ti offrono una cena, perché no? Ecco, Valeria, abbiamo capito, siamo anche molto rinfrancati da questo. Grazie a Benedicta Beoccoli. Buongiorno. Per essere con noi. Grazie a Benedicta che ci ha raggiunto. Allora, in coppia con un over, andiamole a vedere qualche coppia un po' particolari raccontate da Rosanna Caccia. Non ho l'età. Sono decisamente passati i tempi della titubanza amorosa che cantava Gigliola Cinquetti. L'attualità delle scelte sentimentali ci insegna che l'amore non ha età e che si può vivere un sentimento, lungo o breve che sia, anche se non si è coetanei. È
la rivincita degli over, ce lo dimostra la romantica storia di Emmanuel Macron, presidente francese, 43 anni, e sua moglie, la premier dame Brigitte, che di anni ne ha 68. Lei era la sua insegnante, lui l'alunno innamorato da quando aveva 16 anni. Quando sei arrivato ti stavo aspettando. Una delle coppie più belle e sorprendenti di Hollywood è stata quella tra Demi Moore e Ashton Kutcher, 8 anni d'amore e 18 anni di differenza. Per lui è stato coniato il termine Toy Boy. Di Toy Boy sono pazze Lori del Santo e Amanda Lear, che ha dichiarato più volte che i ragazzi la divertono e la fanno sentire più giovane. Celebre la sua lunga storia con Manuel Casella, 40 primavere di differenza. Quando sono gli uomini ad essere molto più grandi delle loro mogli, non fa molta notizia, a meno che il divario non sia così eclatante da poter esserne il padre. L'affascinante ex di Monica Bellucci, Vincent Cassel, ha sposato la giovanissima modella Tina Tunakey, da cui ha avuto una bambina nel 2019. Gli anni che li dividono, ma in questo caso uniscono, sono 31. Allora, Benedetta, vengo ecco subito da te. Avere un partner over è un vantaggio, è uno svantaggio? Ma guarda, io credo che sia un vantaggio dal mio punto di vista. Io ho bisogno comunque di confrontarmi con una persona che ha delle cose da dirmi. Non con un ragazzo, non ce la faccio. Ho bisogno di costruire, ho bisogno di vedere il mondo in un certo modo, dallo stesso punto di vista. Quindi con Maurizio facciamo lo stesso mestiere, è un uomo particolarmente colto, simpatico, e io sono molto attratta, non potrei stare con un ragazzo, assolutamente. Non è mai capitato? Beh, quando ero ragazza. Quando eri ragazza? Sì, quando ero ragazza. Poi mi sono, da ragazza, diciamo, un po' più adulta, mi sono messa con Maurizio e diciamo che la strada l'abbiamo percorsa insieme. È importante non soltanto il fatto che sia over, è importante che ci siano delle cose in comune. Nel senso che noi abbiamo il teatro in comune, io sono cresciuta con lui. Certo, cioè, quindi insegnato... dice, sotto quel punto di vista c'è stata comunque una crescita. Marco, va un po', è anche un fenomeno di costume, in qualche maniera delle coppie si legano apposta perché c'è l'over? Sì, diciamo che è molto importante fare le stesse cose, gli stessi lavori, le stesse... diciamo attitudini che poi ti porta questo. Però leggevo una statistica che durano poco negli anni, perché ci sono gli over durano poco, cioè quando c'è troppa differenza i primi 6-7 anni vanno benissimo, perché poi, come diceva mia nonna, la forbice si allarga, e poi la forbice nel senso allarga. La differenza poi sì, non la sento. Quindi c'è, almeno è successo, cioè quello leggendo le statistiche ovviamente. Io voglio spezzare comunque una lancia a favore degli over, che è questa: il secolo scorso ci ha dato un po' di cultura generale, quindi si andava a teatro, si andava al cinema, quindi raccontare delle storie, saper vivere un po' la compagnia, vivere anche la cultura, potrebbe averci dato, intanto voglio salutare tutte le mie fan in ascolto. Ah certo, che sono tutte giovanissime ovviamente. Dovrebbe averci dato, io metto sempre il condizionale, un piccolo vantaggio. Io ti dico, lavoro alla radio da 30 anni e sono molto contento del fatto che la voce radiofonica, ad esempio, rimanga sempre tale. Certo. Quindi... allora noi dobbiamo andare in pubblicità, anzi durante la pubblicità da Charlie mi faccio raccontare qualcosa, perché secondo me ha qualche racconto. Sì, anche secondo me c'è qualche altarino. Sì, sicuramente. Allora, ci fermiamo e tra poco continuiamo a parlare di over lui, over lei. A tra poco. Quando sono belli. All you need is love. All you need is love. All you need is love. So che dire quando mi guardi così, non riesco mai a finire. E allora, mentre Charlie durante la pubblicità ci ha raccontato l'irraccontabile. Non si può, siamo su Rai 1 a quest'ora. Assolutamente, un bacio alla moglie di Charlie, alla suocera finlandese, giusto? Quindi no, assolutamente no. Io invece sono di fronte a un mio mito giovanile, ce l'ho qua certamente. Di fianco. Io l'ho sempre sognata, lei rappresentava la Lolita. La Lolita è un personaggio letterario
E quindi io voglio ringraziare lei perché sempre incarna la bellezza giovanile, vero, la bellezza di io, nonostante si atteggi ad attrice di teatro. Così. No, no, Benedicta, però sì, sicuramente avrà Benedicta molti fan giovani. Benedicta ci ha fatto certo, sognare. E... Roberta ha molti fan giovani, io molti fan over. Vabbè, ma io ho capito che Charlie vuole spezzare la, portare acqua al suo mulino e agli over, però io vorrei spezzare una lancia a favore degli under, perché io che finalmente mi sono fidanzata con un ragazzo che ha 3 anni in meno di me, ho scoperto un mondo. Ma noi vogliamo sapere che mondo è questo. È un mondo nuovo e bellissimo, perché intanto ha la mia stessa passione, energia, giriamo l'Italia on the road, la raccontiamo, facciamo i video. Lui è un videomaker, è un regista, per cui ci siamo trovati. E poi ha l'incanto e la voglia di costruire, di sognare. Per cui questi ragazzi che li disegniamo sempre spenti, in realtà secondo me hanno un mondo bellissimo. Quindi sei contenta? Io sono felice. Sono felice perché è una ventata d'aria fresca che ci vuole, perché i ragazzi hanno veramente tanto da dare. Ah, è fantastico, quello che stai dicendo è fantastico. Allora, facciamo una cosa però, siamo andati in giro a chiedere agli italiani e alle italiane perché piacciono le over e gli over. Sentiamo un po'. Ah, perché? Il perché? Il perché. Curiosa. Mai una donna più matura? Beh, sicuramente l'età non ha limiti, non ha costrizioni. Non sceglierei un uomo troppo più grande di me. È la sintonia la cosa importante, per cui poi non è importante l'età a prescindere. Penso che non ci sia età, secondo me, per l'amore. L'importante è stare bene insieme. Esiste il limite d'età in amore? Assolutamente no. Beh, finché c'è l'amore e si trovano bene e le cose funzionano, forse ne vale la pena. L'importante è che le persone poi si completino insieme. Se suo figlio o sua figlia dovesse presentarle qualcuno di più grande, lei come reagirebbe? Sinceramente male. Dipende quanto poi più grande. Ma preclusioni assolute non ne avrei. Secondo me la donna rimane sempre un po' più avanti, no, dell'uomo. Dipende quant'è la differenza di età. Mia figlia ha 37 anni e non vorrei un ragazzino di 28 anni, 20 anni. Altro capitolo, quello dei figli, ovviamente. Sì, perché poi quando si parla per i figli, ecco, è diverso. Ma nessuno parla dei coetanei, però. Perché stare con un coetaneo non va bene? Certo. Ah, ecco. Certo, no, che non si può mettere insieme con una persona che sia compatibile con te, che stia più grande, più giovane, è uguale. Ecco, no? Valeria Montebello, ma non sarà il fatto che, insomma, le donne e anche gli uomini sono sempre più, come diceva, come avevo utilizzato il termine prima, Roberta? Sgarzoli. Sgarzoli, o comunque sono sempre anche un po' più curati o ritoccati, e questo ha cambiato anche un po' la prospettiva dell'amore senza età? Valeria. Sì, sì, questo senza dubbio, però secondo me è sempre più interessante la parte mentale, cioè vedo tantissime persone che non sono bellissime, normali appunto, non attori, non cantanti, non persone famose, che effettivamente, anche se hanno una certa età, magari hanno la pancia, magari non sono bellissimi, attraggono delle ragazze più giovani. Quindi io mi chiedo proprio lì perché, lì cosa succede, no? Fascino. Non c'è magari anche la protezione, prima hai fatto l'esempio, magari ci sono questi ragazzi di oggi che escono e non offrono neanche un drink ad una ragazza, quindi invece l'uomo più maturo ha anche il portafoglio più gonfio? Può essere anche questo, Valeria? Può essere anche questo, però vi faccio un esempio, ci sono delle ragazze, no, che qualche anno fa Rubi Ruba Cuori, da ragazze di sinistra, femministe, l'avrebbero vista come appunto da mettere a rogo, invece adesso ragazze di sinistra, indipendenti, femministe, vogliono lo sugar daddy. Quindi è pazzesca questa cosa, no? Quindi e dicono per ridistribuire la ricchezza, perché si sentono più indipendenti a fare una cosa anche contro i ruoli tradizionali. Certo, no? Allora sentiamo le persone catturate in strada, se danno motivazioni politiche, sociali, fisiche al fatto dell'over che piace sempre di più. Vediamo. Quando sei arrivato. In amore esiste il limite di età? Fino a un certo punto, insomma, magari 10-20 anni di differenza. Lei ha scelto una donna più giovane di lei, come mai? Beh, non tanto per l'età, ma tanto per la testa, per poi il modo in cui ragiona, insomma. Se due persone si amano e stanno bene insieme, non vedo perché non devono stare insieme. Se non superi proprio i 30 anni in più da lei. Prima o poi verrebbe fuori.
la diversità di età. Libertà di scelta, si troverebbero bene, si troverebbero male, questa è una cosa personale. La sua compagna? Ha 20 anni di meno. E com'è nato questo amore? Per sentirsi più giovane? Sì, forse sì. Quando uno si innamora, cioè è amore, se no non sarebbe amore. Fino a 10 anni forse sarei d'accordo, ma dopo 10 anni di differenza è troppo. Non sono necessariamente per la pari età in amore, però insomma una enorme differenza di età mi lascerebbe abbastanza perplessa. Ma pareri contrastanti, addirittura la signora metteva un limite, o di più 10 o meno 10. Si parla sempre dell'uomo altrimenti... più grande. Ma no, sì, no, esatto, uomini e donne, noi stiamo parlando una donna generale, più grande, però è accettata. Noi possiamo fare anche degli esempi. Ad esempio, io rimasi sconcertato dall'intervista che fece Paola Borboni con il nuovo marito, sì, che me la ricordo benissimo. Poi una volta vidi un'intervista da Pippo Baudo di Massimo Serato con la sua giovanissima compagna americana. E ti sconvolse di meno. Io allora rimasi molto sconvolto perché forse la morale di allora era diversa. Oggi recentemente si è vista la Pezzo Pane con il suo, non so se vi ricordate, sì, con il suo giovane fidanzato. Ma la cosa che mi spaventa di più è Murdoch, l'uomo più ricco del mondo, con questa giovane moglie che però puntualmente lo lascia. Scusa. Ma lo lascia. Ma quello sarà un gioco erotico. No. Murdoch è l'uomo più... scusa. Magari c'è la ricompensa. C'è la differenza di 30 anni e lei ad un certo punto l'uomo più ricco sarà anche affascinante, però lo molla. Gwenda, tu che giri l'Italia, ecco, incontri questo fenomeno degli over, più da una parte, più dall'altra? L'amore è libero, non ha età, l'importante è amare, secondo me, in maniera autentica e sincera. Oggi sì, incontro tanti coetanei, incontro tante coppie di persone anziane che mi raccontano la loro storia e mi piace molto. E poi ci sono donne bellissime, donne curatissime, donne che magari non sono più giovanissime, ma veramente hanno un fascino che attrae molto anche i ragazzi più giovani, per cui è comprensibile anche questa commistione. Comunque più che l'età contano i chili a volte. questo è un altro ragionamento, su questo Charlie ne ha fatto insomma un suo motivo di orgoglio e anche, possiamo dire, di conquista. Charlie, grazie per essere stato con noi. Grazie. Charlie Gnocchi, Benedetta Boccoli, grazie. Gwenda, grazie Marco Castoro, grazie Valeria Montebello. Noi grazie dobbiamo... A voi. Ciao.